Ti piacciono le manifestazioni? Dimostrare è un modo che le persone hanno per esprimere il loro dissenso o la loro rabbia. Azioni di sciopero, blocchi, appelli alla mobilitazione sui social network, eccetera. Il malcontento è sentito, notato e fa rumore. Questo è ciò che abbiamo vissuto in Francia lo scorso anno attraverso i gilet gialli. Anche Dio è un dimostrante, ma di tipo diverso. Non usa lo stesso linguaggio degli uomini e non usa la violenza, ma al contrario mostra il suo amore per noi. Questo è ciò che la Bibbia ci dice. Nulla può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 8:38-39. Quando il Signore vuole attirare la tua attenzione, a volte lo fa dolcemente e a volte ferocemente, ma sono sempre messaggi colmi d'amore. Ti ricorda che sei il suo figlio, qualunque cosa accada. Cerca di riportarti sulla strada giusta se hai deragliato. Ti prende per mano quando sei stanco. Ti desidera ardentemente e apprezza molto il tuo tempo. Gesù Cristo era il portavoce di Dio sulla terra. Più che fare rumore, più di 2000 anni fa, ha fatto un sospiro eterno, mostrando il suo amore per te sulla croce. Oggi è ancora Lui il messaggero che porta speranza, pace e tante benedizioni. Sì, Dio ha mostrato il suo amore attraverso Gesù Cristo e te lo mostra ancora oggi, anche quando sembra che Lui si sia dimenticato di te, anche quando ti allontani da Lui o hai lasciato che le circostanze della vita ti separassero da Lui. Sì, Dio ti mostra il suo affetto e alza in alto un vessillo su cui c'è scritto «Ti amo, di un amore eterno. Perciò ti prolungo la mia bontà». Geremia 31:3. Che tu sia benedetto. Grazie di esistere. Eric Sellerino.